Pensavo non ti saresti più svegliata. Dove sono? Sei nella mia dimora. Non è certo di lusso, ma almeno è calda. Ti ho trovato sulla strada qualche giorno fa. Eri in pessimo stato. Ti sei preso cura di me? Beh, qualcuno doveva pur farlo. Non potevo lasciarti lì a morire come un cane randagio. Mi chiamo Stan. E tu? Jody. Bentornata nel mondo dei vivi. Mi fa piacere un po' di compagnia. Vuoi del caffè? È forte. E fa veramente schifo. Ma ti aiuterà contro il freddo. Scotta un po'. Quanto tempo sei sulla strada? Qualche settimana, più o meno. Io da quasi 3 anni ormai. Quante volte ho pensato che sarei crollato, che sarei uscito matto. Ma poi ci si abitua a tutto, anche a vivere di niente. Sei scappata? Genitori? Fidanzato sballato, roba così? No, niente del genere. Problemi con la legge? Hai ragione, non sono affari miei. Se non hai ucciso nessuno, a me sta bene. Ce l'hai un posto dove andare? Una famiglia? Degli amici che tengono a te? No. Beh, forse qualcuno c'è, ma non voglio vederlo ora. Non così. Puoi restare qui se vuoi. Non ho molto da offrire, ma quello che è mio è tuo. Grazie. Grazie, Stan. Già. Avrei preferito che non mi salvassi. Sì, lo so, cara. Lo so. Ma devi sapere che ci passiamo tutti. A volte bisogna solo tenere duro e aspettare che passi. Tutti abbiamo il nostro posto nel mondo. È solo che ci vuole un po' a capire quale sia. Perché mi hai aiutato? Dovevo lasciarti lì a congelare. Potevo aiutarti e l'ho fatto. Tutto qui. Gli altri li conosci? Quello lì è Walter. Certo, alza un po' troppo il gomito, ma è una brava persona. E poi c'è Jimmy. Meglio stargli alla larga se non ha la sua dose.
E la ragazza è Tuesday, è incinta. Povera anima. Ciao, ciao. Beh, sei tornata dall'aldilà. Alleluia, grazie signore. Benvenuta nel nostro magico regno, signorina. Lasciami in pace, porca puttana! Ehi tu! Attenzione con quell'affare, è molto affilato! Uno spirito. Sembra voler dire qualcosa.
Ho qui l'esito delle analisi, Stan. È morto qualcuno a cui tenevi molto. Mia moglie. Nancy, morta di leucemia 4 anni fa. Come lo sai? Ecco, vedi, io... Non importa. Non importa. Non c'è rimasto più niente. Bisogna inventarsi qualcosa. Ti va di vedere come ci si arrangia qui? Certo. Vieni o no? Mi servono circa $5 per comprare qualcosa di caldo. Ok, proviamo qui. Sperando che il freddo renda le persone più generose. Ho così freddo. Muoio di fame. Devi resistere finché non ci danno qualche moneta. Prova a non pensarci. Quanto ci vuole racimolare $5? Non so, dipende dal buon cuore della gente. Potrebbero volerci 2 ore o una settimana. Ehi, Stan. Non ha molto senso stare in due nello stesso posto.
Provo a mettermi là. Buona fortuna. Questa città è sempre peggio. In realtà, dall'anno scorso, l'economia non è cambiata molto. Ci aspettano ancora tempi duri. Già, proprio così. Io ho fame. Posso avere qualcosa? Qualsiasi cosa. Smamma, niente accattoni qui. La prego. Fa tanto freddo. E io... Levati dalle palle prima che chiami la polizia. Ehi, bimba. Vuoi guadagnarti qualche dollaro extra? Forse posso aiutarti. Tu mi aiuteresti? Certo. Io posso fare un favore a te. E tu fai un favore a me. 10 dollari puliti se vieni qui dietro con me. Non sono così disperata, stronzo. Puoi tenerteli i tuoi soldi. E tu hai la chitarra? Già. Mi si sono quasi congelate le dita per cercare di suonarla. La vuoi provare?
Accomodati. Wow. Oh. Grazie. Credo bastino. Chissà come va Stan. Come va? Non va bene. Tu? La miseria. Jody, dove hai trovato tutti quei soldi? In giro. C'era un tale con una chitarra. Io so suonare, quindi ho tirato su qualche dollaro. Oh, bene, molto bene. Benissimo, davvero. Tu resta qui. Vado a comprare da mangiare. Avete visto come si contorce il barbone?
Smettetela e nessuno si farà male. Ma guarda un po'. Il nostro barbone ha la fidanzata. Continua a filmare. Facciamo vedere al mondo intero come si tratta una schifosa. Non finisce qui. Io me ne vado. Ma come hai fatto? Io ho imparato nell'esercito. Sì, ok, ma loro erano in quattro. Quattro contro uno. Quattro imbecilli. Non sapevano come combattere. Sarà meglio andarcene prima che torni. Ok. Gente, la cena è servita? Stasera si mangia. Avanti, Jody. Serviti pure. Ehi, ho perfino della cioccolata come dessert. Cioccolata? Non credo neanche di ricordare che sapore ha. Ma che ti è successo, Stan? Una rissa. Se non fosse per Jody, sarei lì morto. Avreste dovuto esserci. Erano in quattro. E Jody li ha stesi uno per uno. Quando nascerà la bambina? Il mese prossimo. È da giorni che non scalcia. Spero che stia bene. Il suo ragazzo la picchiava. Non voleva avere figli. Temevo l'avrebbe uccisa. Li conoscevi quei tipi? Sì, li avevo già visti. Vengono qui a cercarsi avversari facili. Con i loro telefoni e le telecamere. Credo gli piace mettersi in mostra. Farsi belli con gli amici. Bastardi pezzi di merda. Li ho incontrati una volta. Non mi sono ancora ripreso. Walter. Come sei finito qui? Ero un insegnante al liceo. Finché non sono più riuscito a pagare il mutuo e ho perso la casa, il lavoro, tutti i miei amici. Sono finito qui per la disperazione. Jimmy, stai bene? Ho freddo. Ho tanto freddo. La droga. E tu che ci dici, Jody? Non ci hai parlato molto di te. Come sei finita in mezzo alla strada? Ho fatto delle cose di cui non vado fiera. Poi ho capito di essere stata usata. So che potrà sembrarvi un po' strano, ma
ma io sono diversa. E questo ha reso la mia vita un vero casino. Hai usato la parola diversa, Jody. In che senso? Non ha più alcuna importanza. Tuesday. Vuoi sapere come sta la tua bambina? Dammi le mani. Non ti devi preoccupare. È tutto a posto. Ma tu come lo sai? Lo so. L'ho vista. Povero Jimmy. È messo proprio male. Sento più dolore. Ma come hai fatto? Stai facendo? Fidati e basta. Stai bene?
Stan, amore mio. Jody, smettila, non è divertente. È passato tanto tempo, Stan. 4 lunghi anni. Nancy. Nancy, non puoi essere tu. Sì, sono io, amore mio. Non me ne sono mai andata. In realtà sono sempre stata al tuo fianco. Oh mio Dio. Mi si spezza il cuore a vederti così perso, così disperato. È difficile, Nancy. È talmente difficile. Sono perso senza di te, amore mio. Mi sento perso. Devi smettere di vivere nel passato, Stan. Niente può cambiare ciò che abbiamo condiviso. Ma è ora di iniziare una nuova vita. Devi tornare a lavorare, a innamorarti. Prova a essere felice. Per me, Stan. Lo devi fare per me. Mi manchi tanto. Dio solo sa quanto. Jody. Grazie. Contrazioni. Serve un'ambulanza. Ci serve l'intero ospedale. No. No. No, niente ospedale. Me la porteranno via. No, nessuno avrà la mia bambina. Santo Dio, Chester. Non abbiamo niente qui. A malapena una coperta e l'acqua calda. Non abbiamo niente. La mia bambina. Non voglio che lei muoia. Resisti, resisti, resisti. Calmati. Calmati. Troveremo un modo. Ok, ok, Jimmy. Lungo la strada c'è un edificio abbandonato. Trova il modo di entrare. Ci penso io. Vai. Walter, tu resta qui con Tuesday, ok? Vieni, Johnny. Dobbiamo trovare tutto l'occorrente. E tu, tesoro, non avere il bambino finché non torniamo, intesi? Ci sto provando! Voi vedete di darvi una mossa! Jody, muoviti! Che cosa dobbiamo fare? Lo conosci un dottore? No. Comunque non avrei i soldi per pagarlo. Quindi che cosa facciamo? Ascolta. Voglio dare al bambino una possibilità, almeno una possibilità, in questo mondo di merda. Voglio che stia al caldo, che abbia pannolini, un biberone, vestiti decenti come tutti gli altri bambini. Non lo lascerò nascere nel pattume sotto un ponte. Ok. Ok, quindi qual è il piano? Non ho un piano. Ma ce la faremo, forza! C'è tutto quello che ci serve qui. Dobbiamo solo entrare. Dannazione! Ci deve essere il modo, dobbiamo riuscire a entrare. Ci penso io. Perché? Che intendi fare? Fidati di me.
Deve esserci un interruttore per la sala cinesca. L'interruttore. Dobbiamo trovare i comandi che aprono la sala cinesca. Che diavolo, come ci sei riuscita? Te lo spiego dopo. Prendiamo quello che ci serve e andiamocene. Oh cazzo, un allarme! Come ho fatto a non pensarci? Dobbiamo muoverci, la polizia sarà qui a momenti. Forza. Ho preso quello che ho potuto. Ok, pigliamocela da Andiamo. Oh, eccovi qua! Forza, le si sono rotte le acque! Ce l'hai fatta a trovare l'edificio? Sì, c'è Walter con lei. Forza, sbrighiamoci! Appena in tempo, ragazzi. È solo questione di minuti. Ormai ci siamo. E adesso? Che cosa facciamo? Andate via! Tutti quanti! Tranne Jody! Voglio solo Jody! Lo sai che non ho mai fatto una cosa simile prima d'ora? Beh, nemmeno io! Non volevo che tutti mi fissassero mentre vengo devastata dal dolore. Ok, tranquilla. Insieme ce la faremo. Non sarà poi così difficile. Ok, lascia che ti aiuti a toglierti. Diamo una pulita a questo materasso. Concentrati. Ok, puoi farcela.
Respira. Ok, respira, Tuesday. Continua a respirare. Ispira, espira. Ispira, espira. Io sto respirando. Lo sto facendo, cazzo. Avanti, spingi. Spingi. Ce l'hai quasi fatta. Brava. Sei bravissima. Ok, stai andando alla grande. La vedo. Vedo la testa. Vedo la testa. Tu spingi. Spingi. Ce l'hai fatta, Tuesday. Ok, devo tagliare il cordone. Ehi, piccola! Non è stato facile, piccola mia. Ma noi ce la faremo. Io e te. Te lo prometto. Niente potrà più fermarci. Vado a chiamare gli altri. Sì, piccolo. È una lei. Si chiama Zoe. Cazzo, gente, è un vero spettacolo. Ehi, attento a come parli, Walter. Guarda che lei capisce quello che dici. No, è molto più di uno spettacolo. È una meraviglia. Non ce l'avrei fatta senza di voi. E Jody. Sei un miracolo, Jody. Il nostro miracolo. Dio. Dove sono gli altri? Walter è a questo piano. Jimmy, Tuesday e Zoe sono di sopra. Tu vai, penso io a loro. No, 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 vengo con te. No, no, vado da solo. Ti ho detto di uscire! Aiuto! Aiden, sfonda la corda!
Giuse, la bambina! Sono di sopra! Dobbiamo salvarle prima che il fuoco ci divori tutti! Vattene subito! La parete!
Grazie a Dio. Oddio. Oh, oh mio Dio. Stai! No! Ma cosa... cosa stai facendo? Stai! Oh, dai, su, che cosa stai facendo? Jody! Jody, povera piccola! Aiuto! Cazzo! Jody, forza! Povera piccola! Forza, Jody, puoi farcela! Non te ne andare, non te ne andare! Mi mostri questo. Lei. Lei è mia madre. Questo.
Questo è il futuro. Aiden. Aiden. Perché Aiden? Io non volevo tornare. Zoe oggi ha compiuto 3 mesi. Le parlo sempre di te, perché sappia cosa hai fatto per lei. Oh, e ho ricominciato ad usare il mio nome. Mi chiamo Eliza. Sai, ho un lavoro. È un piccolo appartamento. Io... sto bene. Ci manchi, Jody. Ci manchi tanto. Siamo noi, Jody. I tuoi amici. In questo modo noi ci saremo sempre. I bastardi li hanno presi la sera stessa dell'incendio. Gli ha fregati la benzina sui vestiti. Da non credere. Coglioni. Sì, è lei. Trauma cranico e frattura dell'osso. È in coma da diversi mesi. Possiamo vederla? Non saprei. Siete familiari? Noi siamo della CIA. È ricercata per diserzione. Abbiamo qui un mandato di arresto, se serve. Ok. Vi porto da lei.
Allora, lei dov'è? Strano, questa è la sua stanza. Dovrebbe essere qui. Merda. È scappata dalla finestra. Ma siamo al quinto piano, non può certo scappare dalla finestra. Avvisa gli altri, la ragazza non deve fuggire. Signorina, va tutto bene? Signorina! Non sarà per molto. Ho solo il tempo di capire cosa succede. Vi prego, non lasciatemi qui. Solo un paio di giorni. Vedrai, passeranno in fretta. Dobbiamo andare, non è il caso di tirarla per le lunghe. Sii forte, amore. Devi essere forte. So che lo sei. Johnny, lo so che è dura lasciare i tuoi genitori, la tua casa, ma qui abbiamo gli strumenti giusti per capire cosa ti sta succedendo, per trovare il modo di proteggerti.
Nessuno può proteggermi. Le tue cose sono laggiù in quella borsa. Cole e io siamo nella stanza qui accanto. Se hai bisogno di noi o qualcosa non va, chiama e arriviamo subito. Ok? Buonanotte. Va bene. Un posto per cambiarmi. Spero che non ci siano telecamere anche qui. Coniglio. È ora della nanna, Jody. Adesso spengo la luce. Buonanotte, Jody. Aspetta! Puoi lasciare la luce accesa? Non mi piace quando è buio. Certo. Va meglio? Grazie. Buonanotte. Notte. Non avere paura, Aiden. Ci facciamo una bella dormita. E non ci succederà niente. Non riesco a dormire, Aiden. Raccontami una storia. Thank you.
Cosa c'è? Qualcosa sta attaccando Jody e questa porta non si apre. Jody! Chiama un medico, subito! Sto bene. Andrà tutto bene ora. Aiden non ha più paura di loro. Ho detto no, e adesso finisci. Ti prego, Nathan, solo per una volta. Ci vanno tutte le mie compagne di classe e non farò tardi, te lo prometto, ok? Stai solo sprecando fiato, Jody. Così non è giusto! Perché tutti gli altri possono uscire e io invece no. Faccio tutto quello che mi chiedi, tutti i giorni, e mai che possa divertirmi un po'. Per l'ennesima volta tu non sei come gli altri e ci sono regole da seguire. Non ho scelto io di essere così. Voglio solo uscire e avere degli amici ed essere come tutte le ragazze della mia vita. Ma tu non sarai mai come loro. È una cosa che devi accettare. Buonanotte. Ah! Sarò qui accanto. Chiamami se hai bisogno. Ehi, modera i termini, Jody, ok? Smettila, Jody. Se fai così non otterrai nulla. Non puoi uscire, punto.
saggio usare Aiden quando sei a... Basta così, Aiden. Non gliene frega un cazzo se sfasciamo tutto in questa stupida camera. Così non funziona. Dobbiamo capire come fare. Sì. Sì, sì, si è calmata. Ha distrutto tutto l'appartamento. Sì. Mi dispiace tanto, Cole. Non avrei mai voluto fare questa cosa. Ma tu lo capisci? È che io devo uscire stasera. Sì, lo so, ma... ma è troppo tardi per tornare indietro. Chiusa. Ovviamente lo è. Ehi, salve, Cole. Jody. Non è un po' tardi per una gita? Sì, è che io mi sento... non sto molto bene. Non sto bene, così stavamo uscendo a prendere un po' d'aria. Ti senti bene? Vuoi che chiami l'infermiera? No, non c'è bisogno. Io mi... Cole mi avrebbe accompagnato, vero? Così. Che c'è, Cole? Hai perso la lingua? Ecco, lui ha perso la voce. Pare sia un virus, una specie. Pensi che è molto di più di quello che ha detto durante tutto il giorno. Niente di contagioso, spero. Era meglio se te ne restavi a casa. Più sicuro per noi. Beh, quindi... ci vediamo. Andate pure. Beh... almeno l'auto di Cole non serve cercarla. Telecamere dappertutto. Non è il caso di stare qui troppo a lungo. Ora in macchina e mettiamo in moto.
Non è certo la più epica delle fughe, ma ci sta. Andiamo, Aiden. Non attirare l'attenzione, ok? Mi potrai perdonare. Tornerò presto. Non preoccuparti, starò bene. Ok, Aiden. Ora portalo nel bosco. Mettilo al sicuro. Il posto è questo. Le ragazze saranno già dentro. Non ci sono ancora. Aspettiamo. Quanti anni hai, signorina? 21. Volevo solo una limonata. Nathan si incazzerà. Spero ne valga la pena. Quanti anni può avere? 15, forse 16.
E che cazzo ci farà qui tutta sola? Non lo so. Forse cerca solo un po' di compagnia. Sai che cosa ti dico? Credo che mi farò dare una bella lustratina. Tutte chiacchiere. Finisci con la birra e sta zitta. Ehi, non negarlo, anche a te ha fatto salire il sangue alla testa, eh? Ha una voglia fottuta. Sì, già. Davvero, chissà che cosa ci fa qui a quest'ora della notte. Cazzo! Ma guarda che bel culetto che ha! Ed è anche carina. E dai, finiscila. Ragazzi. Ti avevo detto di non andare e tu mi hai disobbedito. Hai una vaga idea di quanto sia stato pericoloso per Cole e per te, Jody? Non ricordi la festa di compleanno di Kirsten? Sai cosa può succedere con Aiden, vero? Vero? Mi spiace. Volevo uscire come gli altri, solo per una volta. Lo so, Jody. Lo so. Io non so come dirtelo, Jody, perciò sarò diretto. Tua madre e io siamo stati trasferiti, lasceremo la base. Vorremmo tanto portarti con noi, ma siamo convinti, come tutti, del resto, che per te sia meglio restare qui con il professor Dawkins. Verremo a trovarti non appena c'è possibile. E quando starai meglio, tornerai a stare insieme a noi. D'accordo? È la cosa migliore. Ciao, Jody. Dobbiamo andare, Susan. Solo un attimo, Philip.
forza. Jade, siamo con te e ci saremo sempre. Senti, sono davvero esausta e ho sete e non ho idea di dove cazzo siamo, perciò non rompere e lasciami perdere, ok? Andrà tutto bene, Jody. Siamo in mezzo al nulla e io sto morendo di sete. E siamo nella merda. Ma andrà tutto bene. Lasciami stare, Aiden. Cosa? È tutto ok, Aiden. Non c'è motivo di essere nervosi.
Mi dispiace, non vorrei disturbare. Sto cercando un posto in cui passare la notte e speravo che... Non puoi stare qui. Mi spiace. Potrei passare la notte nel fienile. Per favore, prometto che domani mattina me ne vado. Te l'ho detto, non puoi stare qui. Devi andartene ora. Onde oste? Ya ya. Ci già. Sbaso. A curi nao. Dobone, zarahe. E dinne. Otte ye. No stad. Bendako e dos kas. Ah do a bendago no dos to. Va bene. Per stanotte puoi restare. Entra. Come ti chiami? Jody. Io sono Paul. I miei figli, Cory e Jay. E mia madre, Shimasani. Non farci caso se non ti risponde. Sono anni che non parla. Stavamo per cenare. Se ti vuoi unire a noi. Sì. Sì, grazie. Non vediamo molti autostoppisti qui. Dove sei diretta? Io mi sposto giorno per giorno. Forse continuando così, prima o poi capirò dove sono diretta. Capisco. Questo è il primo ranch che vedo dopo tante miglia. Eravamo in tanti. Gli altri se ne sono andati in città. Qui la vita è dura. Qui siete proprio isolati dal mondo. La mia famiglia vive qua da generazioni. Sono venuto al mondo qui. E forse ci morirò. Lo dico ai miei figli di andarsene. So che per loro non c'è futuro. Ma... vogliono stare con la loro nonna e con me. Voi siete Navajo, giusto? Siamo Diné. Vuol dire il popolo in Navajo. È così che ci chiamiamo. Jay ti mostrerà la tua stanza. Buonanotte. Non vieni?
Resta nella tua stanza. Qualunque cosa tu senta. Quello che sento. Cosa vuoi dire? Se tieni alla tua vita, chiuditi dentro e non uscire fino a domani.